Radio Milan Inter. Colori diversi, stessa passione. E buonasera a tutti quanti, benvenuti a Primi Calci, la trasmissione dedicata proprio al calcio giovanile e al calcio dilettantistico. E noi ogni settimana incontriamo una società del milanese, della provincia di Milano. Perché? Perché statistiche alla mano, vabbè, noi siamo qua a Milano di sede ovviamente, ma statistiche alla mano, la cosa più figa è che in Lombardia è il luogo dove ci sono più squadre di calcio di tutta Italia. In Lombardia si arriva a 1666 società, al secondo posto la Campania con 1501 società di calcio, e poi a scendere abbiamo sul podio la Sicilia, terzo posto, con oltre 1000 squadre, e l'ultima regione con oltre 1000 squadre è il Veneto. Quindi queste sono le tre regioni dove si gioca più a calcio. La Lombardia ovviamente è al primo posto anche per numero di abitanti. E allora oggi abbiamo qui in studio una società di calcio che è nata da poco, però fa calcio bene per i giovani, ed è allora è ovviamente venuta qui a trovarci, la Virtus Trecella. Buonasera. Ciao, buonasera. Ciao, buonasera. Allora presentiamo subito gli ospiti di oggi. Sono Alessandro Toppi, il direttore sportivo della Virtus, ciao. Buongiorno a tutti. E Stefano Brambilla, l'allenatore dei Pulcini, giusto? Dei Pulcini, ma soprattutto è uno dei fondatori di questa nuova società ed è uno di quelli che davanti a un tavolo un giorno ha detto: ma sai che c'è? In questo paese manca una squadra di calcio per giovani, creiamola. Esatto, proprio così. E allora salutiamo intanto quelli che ci vedono in video. Non tutti ci ascoltano in radio, qualcuno ci vede in video sia in televisione che in streaming per computer, e iniziamo a parlare di questa Virtus Trecella. Chi lo vede da casa lo può vedere, gli altri glielo racconto io. Divisa è verde, chiaramente un verde, colori sociali nero-verde? Nero-verde e bianco anche. Nero-verde-bianco, ma lo stemma è la cosa più bella, perché è un trifoglio mangiato, non mangiato da un bruco, ma mangiato da un abitante di Trecella, è così? Sì, esatto, perché gli abitanti di Trecella vengono chiamati Treselin Magna Trifei, e quindi da lì è nata l'idea di creare questo logo per la società, e abbiamo utilizzato quindi il trifoglio mangiato. Allora, Trecella, per chi non lo sapesse, è a est di Milano, quasi al confine con Bergamo, zona molto calcistica, perché ci sono le squadre di Milano, le squadre di Bergamo, e quindi è un quadrato d'oro di quelli moderni. I quadrati d'oro una volta erano in Piemonte, adesso il quadrato d'oro è qui in Lombardia. Ecco, allora, come nasce la vostra squadra? Io l'ho detto quasi scherzando, davanti a un tavolo avete deciso di fondarla, ma è proprio così? Sì, è nato tutto proprio così. Io e altri quattro ragazzi, tra cui Danilo, il presidente, Marco, che è il vicepresidente, Oscar e Ivan, che adesso è allenatore degli esordienti, abbiamo deciso di creare qualcosa per il nostro paese, quindi per Trecella. All'epoca esisteva una sola società calcistica, che era però composta da persone che faceva la terza categoria, composta però da persone di fuori paese. Quindi abbiamo detto: perché che dobbiamo lasciare tutti i ragazzi al di fuori del nostro paese, farli giocare lontani da Trecella? Quindi creiamo qualcosa. I ragazzi di Trecella andavano a giocare nelle società limitrofe, esatto, mentre avevate una squadra di Trecella con gente che arrivava non da Trecella. Proprio così. Quindi abbiamo attaccamento al territorio, questo. Attaccamento assolutamente al territorio. Abbiamo incominciato a chiamare i ragazzi che conoscevamo, dirgli: ragazzi, stiamo organizzando qualcosa per il paese, volete partecipare? La risposta è stata positiva, e quindi abbiamo iscritto per il primo anno, nel 2011-2012, la squadra in terza categoria. E poi da lì è iniziato il percorso anche con le giovanili. Allora, questo è sorprendente, di solito qui in trasmissione abbiamo delle squadre che hanno tanti anni di storia e quindi hanno un determinato racconto da farci. Oggi abbiamo una società nuova, fresca, fatta da ragazzi giovani, e allora le curiosità aumentano, soprattutto da parte mia, perché io, se un giorno mi svegliassi, dovessi dire: facciamo una squadra, non saprei neanche da che parte incominciare. Allora, direi, probabilmente, quindi con probabilmente, vi siete fatti aiutare da qualcuno, magari qualcuno con esperienza, oppure siete andati in comune dall'assessore allo sport e gli dite: ma come funziona? Come è stato? L'inizio è stato, non dico tragico, ma duro, nel senso che la prima difficoltà è sicuramente quella economica,
perché quando inizi a creare una società ti servono i soldi, quindi lì incominci a cercare porta a porta, a bussare ai vari sponsor, chi ti dice di no chiaramente, qualcuno ti dice di sì e incominci. Abbiamo avuto la fortuna di avere poi una ragazza al nostro interno, Marika, che poi è la compagna del presidente, che si è data un po' da fare dal punto di vista burocratico, quindi per vedere come fare per creare una società di calcio, e da lì in poi è stato un crescendo. Abbiamo incominciato a racimolare qualche soldino per comprare le divise, a racimolare qualche soldo per allenarci e per giocare la domenica, perché non avendo un campo a disposizione dovevamo andare in un campo di Pozzuolo, che è il comune dove siamo noi, ad allenarci, quindi pagando quindi l'affitto di questo campo, così per la domenica, pagando il campo alla società che aveva la gestione del campo sportivo di Trecella, e quindi per il primo anno siamo andati avanti così. Allora, dal primo anno, nonostante siamo passati solo 6 anni, la strada è stata fatta tanta, tant'è che abbiamo qui il direttore sportivo. Uno dice, mi faccio una squadra così, poi invece a distanza di qualche anno già il direttore sportivo. Allora, Alessandro, com'è essere il direttore sportivo di una squadra giovane? Facciamo qualche numero, sì. Allora, direttore sportivo, qua parto con l'interrogatorio. Per esempio, ad oggi quanti ragazzi iscritti avete? Noi abbiamo 145 ragazzi, dai primi calci fino ad arrivare alla prima squadra. Quindi avete coperto tutte le categorie? Tutte le categorie, con una squadra per ogni categoria. Con una... questo è un gran successo. E statistica alla mano, perché io prima ho visto un po' le statistiche della FIGC, dicono che i ragazzi più numerosi che vanno a giocare a calcio sono i Pulcini. Pulcini addirittura coprono il 23%, 24% di tutti i ragazzi che fanno calcio. Poi cambiano, giustamente vanno a giocare a pallavolo come me, ma quando sono Pulcini giocano ancora a calcio. Anche per voi è così? Sì, corretto. Anche da noi è così. Poi in una squadra come la nostra conta tanto anche il carisma dell'allenatore che l'allena. Sì. Che incide sulle iscrizioni. Sembra una banalità, ma in realtà non lo è. Cioè, più quindi se i ragazzi si trovano bene? Esattamente. L'allenatore diventa un punto di riferimento per i ragazzi, ma lo è prima al di fuori della società, perché conosce i ragazzi. Quindi più che i ragazzi conosce, più incide sulle iscrizioni di quei ragazzi nella società. Chiarissimo. E tra l'altro, una delle cose importanti per chi fa una squadra, chi ha una squadra di calcio giovanile, è il fatto che diventano degli educatori. Sì. C'è la famiglia, ci sono gli insegnanti a scuola e poi c'è l'allenatore al campo di calcio. Voi ci avete pensato a questa cosa, che in realtà a questo punto siete dei veri e propri formatori di persone, di piccoli adulti? È veramente così, nel senso che la formazione poi avviene sia sul campo ma anche fuori al campo, perché i momenti di confronto e aggregazione sono gli stessi per tutte le persone, per gran parte delle persone che compongono poi sia la società che gli iscritti. Quindi diventi un punto di l'allenatore, ma anche il dirigente stesso, il presidente addirittura, che in alcune società tu puoi dire non sai neanche chi è, cioè il bambino è difficile che conosca chi è il presidente di una società, mentre in una squadra come la nostra il presidente è il primo compagno o formatore per i bambini. Chiarissimo. Ma visto che avete tante categorie che vanno dal bambino più piccolo agli adulti, in che cosa il tuo lavoro da direttore tecnico, direttore sportivo cambia? Nel senso, quali sono le problematiche diverse da categoria a categoria? Allora, cambiano, diciamo, dalla preagonistica all'agonistica, e già inizia a vedere le stesse problematiche anche nell'ultima categoria della preagonistica, nel senso che ovviamente l'agonistica c'ha alcune ambizioni, mentre la preagonistica soprattutto a noi non ne ha, c'ha ambizioni di risultato, intendo. Chiaro. Più crescono i bambini, più hanno, diciamo, questa ambizione verso il risultato. Gli cresce l'agonismo. Quindi la complessità diventa poi nel passaggio da preagonismo a agonismo, quando tutti giocano sempre, l'allenatore inizia a fare delle scelte e gestire queste scelte. E quindi è questo, è più una complessità gestionale e di mantenere gli equilibri all'interno delle diverse categorie, far rispettare i ruoli, quindi l'allenatore, il dirigente nella categoria dei più piccoli è differente dall'allenatore e dirigente nella categoria, diciamo, agonistico o nella prima squadra. Chiaro, quindi è un lavoro di armonizzazione del clima più che altro. Cioè il nostro principio è che comunque noi difficilmente guardiamo il risultato, sì, fa parte integrante del gioco va bene, ma non fa parte della nostra filosofia, solo che non da tutti è condivisa.
Quindi nella preagonistica al bambino che perde non gli interessa, all'adulto quando manca il risultato invece ci fa più conto, anche se devo essere onesto, le nostre categorie agonistiche vanno comunque bene, cioè adesso non è che andiamo in giro e abbiamo difficoltà, però il passaggio di mentalità è importante da gestire, anche da far capire ai bambini. Stefano, tu alleni proprio i pulcini sono preagonistica. Sì, sì, alleno i pulcini. E qualcuno avrà già un po' il seme dell'agonismo, la voglia di vincere, o anche soltanto il genitore alle spalle che lo convince che deve vincere e battere l'avversario, il nemico. Adesso, ad essere sincero, l'agonismo ce l'hanno negli allenamenti. Sì. Negli allenamenti non vogliono mai perdere. Per quanto riguarda la partita, sì, ci tengono, ma tutte le volte dopo la doccia hanno già dimenticato il risultato. Cioè a dire che io alleno anche comunque una squadra abbastanza vincente, quindi da quel punto di vista sono fortunato. È più facile dimenticarsi il risultato. Ecco, allora, sempre il solito discorso. Squadra nuova, nascono nuove categorie, arrivano tanti bambini che vogliono giocare a calcio. Sono di Tracella, sono di lì vicino, vogliono giocare al Virtus Tracella perché gli piace il simbolo del trifoglio mangiato. Possono essere tanti motivi per cui uno scelga una società rispetto a un'altra. Tra i vari motivi ci sono le affiliazioni, altri motivi estetici, amici che vanno in quella squadra, che vanno già compagni di classe, compagni di scuola. Voi come fate a quel punto a trovare allenatori che siano preparati? Come li preparate per poter avere i ragazzi in mano? Un genitore si preoccupa, dice: io mio ragazzo lo devo portare, lasciar lì determinate ore, mi devo fidare delle persone a cui lo lascio. Come lo fate la preparazione, come fate la formazione? Passo la parola a Alessandro. Va benissimo. Sì, allora diciamo che noi da credo quest'anno la FIGC mette a disposizione tutti i lunedì sera un corso di preparazione, quindi noi basiamo la formazione dei nostri allenatori su corsi gratuiti della federazione o di società limitrofe o organizzati da, adesso va tanto di moda anche gli allenatori o ex allenatori che fanno formazione. Ma questi sono a pagamento, immagino. Qualcosa sì, qualcosa no, qualcosa costa di meno, però non possiamo permetterci formazioni continue nel tempo, quindi cerchiamo quelle che sono le occasioni di formazione. Fortunatamente la FIGC ci viene incontro, perché nei comunicati vengono sempre presentati i corsi di formazione per gli allenatori e li proponiamo. Il mio ruolo è quello di proporli agli allenatori, e l'allenatore ha libera adesione sulla base delle proprie possibilità, quando e dove può. E corso più interessante, immagino che siano tematiche completamente diverse l'uno dall'altro. Sono tematiche differenti, va anche un po' a moda. Adesso c'è la moda, dopo che l'Italia è uscita dal mondiale, adesso c'è la moda del ripotenziare la libertà, la rinascita del numero 10 classico. Quindi chiaro, gran parte dei corsi che vengono fatti adesso sono concentrati sull'uno contro uno. La libertà di gioco, come non influire sulle scelte, lasciare la libertà ai giocatori di fare la propria scelta. Quindi, come tarpare le ali a un allenatore, cioè, sì, esattamente. Quindi ci sono dei periodi dove ci sono alcuni temi più in voga, altri meno in voga, quindi il fatto davvero di essere usciti dal mondiale ha influito anche tanto anche sulla formazione dei ragazzi. Tutti gli amanti, gli ex milanisti che pensano che Sacchi sia il non plus ultra, sappiano e si mettano il cuore in pace: la federazione sta andando verso direzioni diverse. Allora, verso direzioni diverse che in realtà guardano un po' alla Spagna, perché quando noi vediamo il calcio e vediamo i cambiamenti, si pensa alla Spagna o al Napoli, volendo, in casa nostra, una squadra di giocatori molto tecnici, molto non per forza fisicati, che possono fare un calcio soprattutto tecnico. Quindi è questo quello che si cerca un po' di riavere? Guarda, leggevo giusto oggi un articolo che è uscito, un'intervista sulla Gazzetta. Ci sono differenti scuole di pensiero, ci sono alcune società che hanno più fretta di arrivare al risultato, che puntano inizialmente sulla fisicità dell'atleta. Altre società invece che hanno una filosofia differente e puntano invece più sulla parte tecnica. Prima tu citavi la Spagna fa un percorso, cioè ti faccio un esempio, adesso qui la FIGC non me ne vorrà, no? In Spagna non esiste. Non ce ne vuole la FIGC. Non esiste giocare a 3, giocare a 5, giocare a 7. Sì. Si gioca sin dall'inizio a 7/9/11, manco una volta era così.
mentre noi da quest'anno, con l'introduzione del progetto della FIGC, si inizia a giocare 3 contro 3. Però in tanti, a tanti piace questa cosa, soprattutto in preagonistica le partite sono 3 tempi, giusto? 3 tempi, 3 contro 3, sì. In modo da poter far giocare tutti i ragazzi, turnarli, avere più tempi, non dare l'importanza del risultato, perché il risultato sono a partite vinte. Sì, anche non qui c'è neanche la classifica. Diciamo, non c'è neanche la classifica, ma neanche in... neanche dove giocano a 7 o a 9 c'è la classifica, quello basta non farla. Bisogna solo ricordarsi che i ragazzi già a 5-6 anni, questo mio modesto punto di vista, vedono già il calcio in TV, quindi il loro riferimento è quello che vedono in TV, quindi loro nascono con la concezione che la partita è fatta così, non che è fatta 3 contro 3. Sì. Cioè, quando vanno all'oratorio, vanno all'oratorio, chiaro, non giocano 3 contro 3, più sono, l'obiettivo è quello di arrivare contenti, da di più, certo, e più sono contenti, però ecco, diciamo che sono un po' scelte. Ma quindi ti vengono a dire: mister, io voglio giocare a 11, che non mi piace giocare a 3. Anche con l'accento brasiliano, perché no, sono più tecnici. Diciamo che la scelta l'abbiamo fatta noi a priori, nel senso che noi abbiamo deciso di non partecipare ai campionati FIGC. Sì. Quindi non facciamo campionati, noi ci organizziamo delle amichevoli, e proprio perché, ma al di là del 3 contro 3, non eravamo in grado di supportare come nostra struttura quanto richiesto da FIGC. Quindi il fatto di fare mini tornei, di fare dei giochi, di tenere impegnato un campo per 2 ore, non possiamo permettercelo. Noi che abbiamo un campo solo e un sintetico, dove sul sintetico possono giocare appunto solamente i piccolini, occupare spogliatoi e anche quelli limitati e campi per così tanto tempo ci era impossibile, cioè voleva dire giocare partite del sabato alle 8 di sera di sabato, e quello non era possibile, cioè la nostra struttura non è adatta a supportare il regolamento nuovo FIGC, quindi la nostra scelta è stata stare fuori, al di là del 3 contro 3, 4 contro 4 o 2 contro 2. Quindi le società nuove, crescendo, aumentano di categorie e dovranno anche pensare all'aumento dei campi. Campi ne avete 2, giusto? Una 9, una 11. 11 in terra, in erba. Terra, in erba, sì. Erba o terra? Come adesso? Metà e metà, 50-50. Fascia centrale, tutta terra. Chi gioca sull'ala va nell'erbetta felice. E l'altro è in sintetico? E quello a 7 è in sintetico, fatto 2 anni fa, e grazie al comune, chiaramente. Tantissime squadre, lo vediamo, cambiano proprio il campo. Cioè, adesso non so se è moda o... ma non solo moda, perché alla fine un campo sintetico di nuova generazione è un campo che regge bene agli urti, non fa male alle caviglie, non fa male alle ginocchia rispetto a quelli di prima generazione. E sono molto puliti, le mamme a casa sono contente perché il bambino non arriva né pieno di fango né pieno di terra, scarpe e vestiario completo. Cambia, però sta cambiando, fa cambiare la maniera di giocare a calcio questi campi in sintetico? Ma sicuramente diventano un po' più tecnici, nel senso che comunque è un po' più difficile sbagliare il passaggio, perché prima c'era il ciuffo d'erba che faceva sbagliare il passaggio, quindi incomincia a giocare un po' in modo un po' più veloce, anche i bambini incominciano a giocare un po' più veloce. C'è da dire che, per esempio, io ti porto l'esempio della mia squadra, preferisce 100.000 volte giocare sul campo in erba, perché se cadono... Se non... sbagliano il passaggio dicono che è stato il ciuffo d'erba, anche, non loro. Anche quello, però se cadono si fanno un po' meno male, gli piace sporcarsi, perché alla fine ai bambini gli piace anche sporcarsi mentre giocano a calcio. Le battaglie del fango uno se le ricorda. E chiaramente i genitori sono un po' meno contenti di questa cosa. E non c'è il rischio che se una squadra si allena e gioca sempre sul sintetico, nel momento in cui va a giocare su un campo in erba si trovi completamente spaesata, non sei abituato a vedere la palla che rimbalza male, non sei abituato ad avere magari il piede che sliscia mentre prendi cerchi di scattare, cioè sono tante cose diverse che potrebbero farti trovare proprio completamente spaesato. Sì, capita, ma capita anche di trovarsi spiazzati in base anche alle misure del campo, perché non tutti i campi sono uguali, perché quando giocano i bambini i campi vengono fatti con i cinesini e quindi io lo faccio in un modo, l'altro allenatore lo fa in un altro, quindi si trovano delle volte ad avere dei campi differenti. Apro una parentesi, perché hai parlato di cinesini, magari a casa non lo sanno perché ci sono i genitori che vorrebbero portare un figlio. I cinesini non sono abitanti di stati asiatici, ma sono dei coni di plastica. Quando vedete i coni per terra che per delimitare un territorio da un altro, quelli vengono chiamati cinesini perché sono un po' come i cappelli, hanno la forma del cappello dei cinesini. Esatto. Chiusa parentesi, continuiamo, andiamo avanti. Quando dici qualcosa di troppo tecnico io lo spiego a casa, non ti preoccupare, quindi vai pure in scioltezza. Per cui
cambiano le dimensioni del campo e cambia proprio la maniera. Sì, cambia anche la maniera di giocare. Chiaro, un bambino abituato a giocare in un determinato modo, a giocare in determinati spazi, si trova delle volte un po' spaesato. Però chiaramente poi quello è i primi 5 minuti, poi ritorna tutto come prima. Chiaro. Andiamo a parlare un po' col direttore sportivo. Altra tematica classica che trattiamo qui, perché è così che deve essere. Allora, io genitore ho il figlio che lo vedo che tira calci a qualsiasi cosa gli passa davanti e dice: forse è arrivato il momento di iscriverlo a una squadra di calcio. Vede Tracella, ha sentito questa trasmissione, viene a portare il ragazzo, però si fa un po' di domande. Allora, la prima, ed è il periodo di crisi che lo impone, è: ma quanto mi costa far giocare questo ragazzo a calcio? Allora, porto un ragazzo primi calci o amici del pallone, qualsiasi categoria, da voi quanto gli costa? Allora, noi facciamo prima di tutto una differenza, facciamo due periodi dell'anno, una fase di preiscrizione e poi una fase di iscrizione. Chi fa la preiscrizione paga di meno rispetto a chi fa l'iscrizione, questo per permetterci di sostenere i costi di fine anno, quindi giusto per trasparenza. Quindi chi fa la preiscrizione paga 150 euro in preiscrizione, chi fa l'iscrizione 180 euro e il kit viene consegnato a parte, sono 120 euro. Quindi io inizio nuovo. Se faccio la preiscrizione viene 2,70 col kit, se faccio l'iscrizione viene 2,90. Se invece sono un rinnovo, quindi ero già iscritto, pago 180 o 150 sulla base di quanto faccio l'iscrizione. Perché il kit va bene anche per l'anno dopo? Sì, dipende. Ci sono kit, normalmente adesso i bambini, soprattutto le mamme, sono fatte furbe. Cioè, se il bambino ha un XS, prendono l'X. Cioè, gli dura un po' di più. Esattamente sì. Ma non c'è la possibilità, è anche corretto, di riutilizzarli con le categorie inferiori, cioè recuperare le magliette e rigirarle? Ecco, qui escono fuori dei temi che diventano più delicati, nel senso che c'è un tema legato alla pulizia, all'utilizzo, andrebbero disinfettati e trattati in determinato modo, cioè entrano in gioco stagione nuova, entrano è fattibile in gioco determinate, anche da parte del genitore, cioè c'è il genitore che gli va bene, il genitore che non gli va bene, chi ti dice di sì, chi ti dice di no. Il collezionista che se le vuole mettere tutti in quadretto, questa è la prima maglia di mio figlio, futuro campione. È anche bello perché tipicamente anch'io come dirigente, io le ho tutte nell'armadio, cioè non è che mi è bastata una. È bello, vai nell'armadio e dici: queste sono la maglietta di quest'anno, quella dell'anno prima. Diventa importante e poi sta un po' sulla scelta. Noi comunque non obblighiamo l'adozione. Sì. Sì, che cosa c'è nel kit? Perché in tante società parlano di il kit. Allora a quel punto dico: che c'è sta nel kit? Sì, il kit prevede calzettone, pantaloncino, kiwi, tuta di rappresentanza, tuta d'allenamento, maglietta d'allenamento. Doppia tuta, quindi. Doppia tuta, maglietta allenamento, bermuda, diciamo, di rappresentanza. Allora, quindi avete in bermuda di divisa rappresentanza. Divisa estiva e divisa invernale di rappresentanza. Io ho fatto ampi gesti al nostro regista di oggi. Lo sapevi che c'era anche questa cosa del... ormai il marketing va ovunque. E quindi in tutto questo non ho sentito parastinchi. No, i parastinchi se li devono prendere i ragazzi. Se li prendono i ragazzi, anche perché ci sono bambini e ragazzi. Però sono obbligatori. Sono obbligatori. Perfetto. Ci sono bambini e ragazzi che usano differenti tipi di parastinchi, perché sembra una cavolata, ma dipende anche dalla gamba del bambino. Quindi c'è il parastinco con la calza, quello mi piace con la calza, qualche bambino non lo sopporta e mette il parastinco quello all'antica. Esattamente. E alla Vialli con i calzettoni giù nessuno? No, beh, noi lo permettiamo solo in allenamento, in partita non si può fare, quindi il parastinco è obbligatorio per entrare in campo. E poi doppia scarpa si dovranno comprare? Perché ma anche no, nel senso per che... Per giocare su sintetico e terreno cambia? Beh, fortunatamente il campo di ultima generazione permette di giocare anche con le scarpe a 13. Poi anche lì dipende dall'abitudine che ha una persona, ma soprattutto dei genitori. Mio figlio che gioca lì... io lo faccio giocare con la stessa scarpa, o meglio ne ho due ma uguali, giusto per permettere il lavaggio d'inverno. Ma i 6 tacchetti per i campi in fango non ci sono, non van più? No, cioè, nelle categorie diciamo dei più grandi assolutamente sì, se rimaniamo nella preagonistica non, a memoria non mi ricordo nessun bambino che usa scarpetta 6 per il fango. Allora, l'iscrizione abbiamo visto, i prezzi sono, vi avverto, ve lo dico, sono in linea un po' anche con quelli delle altre società. Allora, facendo i conti alla società, riuscite a starci? Lui ha detto, abbiamo iniziato con qualche problema economico, perché quando si inizia non può essere altrimenti. Adesso come sta andando?
Adesso va bene, diciamo che il mio primo compito da direttore sportivo, sono entrato come direttore sportivo quest'anno, è stato quello di mettere un monitoraggio, da una struttura a quelli che sono i costi e ricavi della società, quindi a mantenerne l'equilibrio con l'obiettivo di arrivare a fine anno a zero, nel senso che ricavi e costi arrivano a un pareggio di bilancio e permetterci così di investire su quello che è la nostra società, perché da un punto di vista di struttura c'è ancora ovviamente tanto da fare essendo una società nuova. Chiaro. Quindi questo ecco, un'altra cosa che mi è venuta in mente, in molte realtà a venire a giocare a calcio non sono solo i ragazzini, adesso sempre più spesso spuntano sia le bambine che per la federazione comunque alle prime categorie possono giocare insieme ai maschietti, e poi anche tanti stranieri, perché ovviamente la società sta diventando sempre più multiculturale e arrivano varie nazionalità. Da voi com'è la media? Allora, noi bambine non abbiamo, non abbiamo solo maschietti. Ecco, allora attenzione, il Trecella è una società sessista, bambine state alla larga del Trecella che non vi fanno giocare. No, scherzo ovviamente. No, chiaro, ma la fortuna è quello che Trecella, pur essendo un paese piccolino, ha altri sport, tipo la danza, tipo il basket, che vanno bene. Quindi proprio ricacciate, quindi, donna, non giocare a calcio. No, dai. No. Sappi non che è così. Io ti avverto, settimana prossima qui avremo una società di calcio femminile. No. Parla bene del calcio femminile, o ti mettono le puntine? Devo essere sincero, sì. Che quest'anno quando abbiamo incontrato delle bambine, perché le abbiamo incontrate, erano tra l'altro tra le più brave, quindi veramente così, anche perché giocano comunque anche solo fisicamente, loro giocano un anno in più rispetto agli altri, quindi un anno a questa età si sente. Mentre per quanto riguarda gli stranieri abbiamo penso un 15% di stranieri che fa parte ormai della comunità, quindi è nato in Italia. Chiaro. E non vengono mai ragazzi magari sprovvisti di documenti regolari, dicono però vorrei giocare? Non è mai successo. No. Ma questo è positivo, sennò sarebbero tanti guai burocratici in più. Ogni tanto succede anche ad altri ragazzi che sono venuti quattro a cercarci. Allora, categorie. Parlavamo di categorie con caratteristiche diverse tra l'una e l'altra. Parliamo della prima squadra. Voi due avete militato anche nella prima squadra, ovvero tutti gli allenatori e dirigenti che avete fanno parte alla fine della comunità, del territorio, e magari ci hanno giocato anche. Io ci ho giocato quando non era Virtus, quindi tanti anni fa, e quando abbiamo fondato la nuova società sono stato il primo anno sono stato come allenatore, quindi non ho militato come giocatore ma come allenatore della prima squadra. È proprio memoria storica dall'inizio. Allora ci fermiamo un attimo per un piccolo spazio musicale e poi torneremo qui a parlare di calcio giovanile con la Virtus Trecella. Radio Milanite, colori diversi, stessa passione.
Radio Milan Inter, colori diversi, stessa passione. Ed eccoci tornati a Primi Calci, la trasmissione dedicata al calcio giovanile non professionistico. E giusto un dato di rientro, vi ricordo che ci sono oltre 1.087.000 ragazzini che giocano a calcio in tutta Italia. Questi sono i dati FIGC e 1 milione di calciatori, sono un bel po' di scarpe e palastinchi da vendere. Questo ne parlavamo prima. Allora, in studio oggi, l'avete già sentito, ci sono i rappresentanti della Virtus Trecella, altro che rappresentante, abbiamo ben il direttore sportivo e memoria storica e uno dei fondatori, l'allenatore dei Pulcini, Stefano Brambilla e Alessandro Toppi. Allora, parlavamo proprio di squadra giovanile che cresce, e crescendo magari, io lo vedo anche molto spesso tra le varie società, ci sono squadre affiliate con squadre professionistiche e squadre invece che sono solo loro. Voi siete affiliati, avete avuto affiliazioni, come funziona? No, in questo momento non siamo affiliati, abbiamo avuto affiliazioni soprattutto nel primo periodo di nascita della società col Parma. Quindi quando il Parma era ancora, cioè prima del fallimento del Parma, e fondamentalmente ci sono dei pacchetti, una sorta di sponsorizzazione, cioè il modello è quello delle sponsorizzazioni. Sì. Quindi cioè, ci sono differenti livelli di affiliazione, un po' come di sponsorizzazione. Paghi alla società professionistica l'affiliazione sulla base di alcuni pacchetti differenti che c'hanno le squadre. L'affiliazione prevede, diciamo, il brand, il fatto di avere il brand e la squadra affiliata sulle divise da gioco. Perfetto. Piuttosto che sui materiali, piuttosto che presso il centro sportivo, corsi di formazione messi a disposizione che sono utilissimi per gli allenatori, immagino. Sì, quindi diciamo che, contrariamente forse a quanto si possa pensare, l'affiliazione serve più ai mister che per i giocatori. Sì, per uno l'affiliazione si pensa affiliata a Milan, ecco, c'ho l'osservatore del Milan in tribuna ogni settimana e se proprio mio figlio è forte poi mi va a giocare al Milan. No, beh, al di là non che funziona così. No, non funziona così, al di là che il tema degli osservatori non è più come una volta, dicevamo prima, no? Adesso è pieno di osservatori, anche perché è cambiata la struttura degli osservatori. Prima c'era l'osservatore e gli altri osservatori, adesso c'è il capo osservatore, il responsabile di provincia, il responsabile di zona che riporta e fa le relazioni poi a salire. Quindi è aumentato il numero, quindi per ogni società, anche perché con quello che implica adesso il fatto di tesserare bambini in età preagonistica, ovvio è che ci sono più osservatori che cercano di portarsi nella società il maggior numero di bambini talentuosi per evitare poi, col vincolo sportivo, di riconoscere. Ma vengono più numerose, immagino, le partite della FIGC piuttosto che ai tornei interni? Ma no, in realtà no, noi abbiamo avuto 2 bambini lo scorso anno, entrambi in amichevole, tra l'altro la prima volta che giocavano, quindi non credo che ci siano delle regole particolari. Ecco, i tornei estivi sono un momento importante, nei tornei il concetto è che più ci sono bambini, ci sono più squadre nello stesso momento e più la trasferta d'osservatore è ottimizzata. Chiaro. E quindi maggiore la possibilità all'interno di 7, 8, 9, 10, 11 squadre di individuare bambini più bravi da testare. Ecco, a quel punto come funziona proprio tecnicamente? Arriva l'osservatore dal presidente, dall'allenatore, gli dice: uè, però il numero 5, io l'ho visto bello, bello schiscio. Sì, allora anche qui dipende. Parlano così, ci sono osservatori che vanno direttamente al genitore, cioè se individuano il genitore, saltano la società. In un primo momento, se lo individuano, si rivolgono direttamente al genitore lì presente. Sì. Dopodiché invece ci sono altri osservatori invece che prendono nota e comunicano in un secondo momento al direttore sportivo. Anche perché chiederanno informazioni sulla famiglia, sul comportamento. Nella prima fase no, a me non è mai capitato, sinceramente. No. Viene fatta la richiesta, oppure quando sono al campo si presenta. A me è capitato l'osservatore che mi hanno chiamato prima per dirmi che sarebbero venuti, cosa che io ho apprezzato, onestamente. Certo. Quindi mi hanno avvisato, io l'ho accolto, cioè anche per la società è meglio perché ha la possibilità di accoglierlo e quindi di coccolarlo un po', perché comunque, per tornare al tema delle relazioni di prima, fa comunque bene. Cioè. Tra l'altro, prima che iniziasse la trasmissione, io questa domanda circa l'avevo già fatta. Uno dei vostri ragazzi è andato alla Bino F. Sì, corretto. Ed è questo il secondo. Lo allenava lui? Sì. Allora ti tocca raccontarci. Allora, ecco, per esempio, abbiamo società che fanno comportamenti diversi.
Il Shure Albino Leffe, come si è presentato? Come è venuto? Dopo, prima, ha parlato con i genitori? È venuto prima in società, ha chiesto comunque indicazioni, ha chiesto del bambino, dopodiché gli abbiamo presentato i genitori e è iniziato il rapporto direttamente con i genitori. Il bambino, tra l'altro, è un bambino che vedo, non dico giornalmente ma settimanalmente, capita di vederlo, quindi lui e i genitori si trovano tra l'altro benissimo. Per noi è un peccato averlo perso, tra virgolette, chiaramente è una cosa molto positiva per lui e anche, diciamo, d'immagine nei nostri riguardi. Certo, se un vostro giocatore diventa poi professionista, diventerà professionista perché adesso è ancora giovane, ma un ragazzo che dalla Virtus si sposta all'Albino Leffe migliora così tanto tecnicamente? Cioè, le squadre professionistiche hanno davvero questo gap di allenatori, di allenamento, di capacità? Sì, io ho solo lui come esempio, quindi posso parlare di lui, e sicuramente migliora da sotto più punti di vista, dal punto di vista fisico, dal punto di vista tecnico, dal punto di vista anche di mentale, di testa, perché è un bambino che era abituato ad andare al campo a Trecella a giocare con i suoi compagni, si trova ad andare a prendere il pulmino, andare ad allenarsi con l'Albino Leffe, con compagni nuovi, con gente nuova, non fa più una partita settimanale ma ne fa due o tre, non fa più due allenamenti ma ne fa tre, e quindi sicuramente migliora. Cambia molto, anche a livello mentale. Certo. E quindi avete iniziato una collaborazione con l'Albino Leffe? C'è qualche cosa di particolare? No, più che una collaborazione, a quel punto abbiamo iniziato il dialogo. Quindi non solo quel bambino è iniziato ad andare, hanno chiamato altri nostri bambini, poi che non sono voluti andare, ma noi abbiamo il problema opposto, nel senso che il bambino che arriva poi non vuole andare da nessuna parte. Sta bene con gli amici? Sì. Probabilmente non ha il sogno di diventare professionista. No, ma il sogno... noi siamo convinti di una cosa, che un bambino fino ai 10-11 anni non può avere il sogno di andare a giocare. Ah no? Pensavo invece immaginassero tutti. È il genitore che ha il sogno. Ma il genitore... E quindi condiziona il comportamento. È difficile. Noi abbiamo due esempi in nostra società chiamati Albino Leffe, ci hanno provato tutte e due e niente. Un altro ha fatto Milan-Inter, niente. Tornati indietro si trova bene. Vuole giocare con i suoi amici e non pensa minimamente al fatto di cosa potrà fare un giorno. Quindi... A che età si inizia a vedere quando uno c'è anche la testa per diventare un calciatore? Alla testa vedi subito. Subito anche da bambino? Sì. Perché l'impegno, il fatto di essere costante, il fatto di quanto tempo dedica al calcio, cioè il momento in cui uno dedica il calcio non è le due ore d'allenamento, ma sono le restanti 22 quando non è al campo. Sì, questo. Quindi, ma anche per i ragazzini? Assolutamente sì, il miglior momento, anche perché al campo il rischio è che sia imbrigliato in un allenamento, cioè è comunque un allenamento, mentre il momento ludico, estremamente ludico, è al di fuori, cioè quando è con gli amici può fare quello che vuole. È lì che vedi il bambino come concepisce il calcio. Sì. Perché a volte è condizionato, perché comunque c'è un minimo di sudditanza nei confronti dell'allenatore. Giustamente i genitori gli insegnano ad ascoltare quello che dice l'allenatore. Sono un minimo condizionati. Quando sono al di fuori, invece, vedi come vivono il calcio. Quindi tu vedi alcuni bambini che finito delle squadre, non andate sui campi, ma andate in giro per i paesi a vedere i ragazzi, li capirete meglio. Corsi di formazione. Abbiamo sentito, allora, adesso collaborate, avete contatti con l'Albino Leffe sicuramente. Prima eravate affiliati Parma, avete fatto dei corsi con il Milan? Sì, noi abbiamo fatto un anno di scuola, eravamo a scuola Elite Milan, credo si chiami, comunque un simile livello, dove più o meno una volta al mese c'è un corso di formazione presso il Vismara, quindi sul campo da gioco, per gli allenatori, o in aula. Quindi dipende dal tema trattato, si va dalla psicologia, all'alimentazione, piuttosto che... Ma si fa anche la pratica? Nel senso, si portano ragazzini a caso, bene, adesso vi faccio vedere come si allena. No, solo tutta teoria. È passivo, ma questo, al di là di quando sei a scuola calcio, tutti i corsi di formazione a quelli che ho assistito io sono passivi. Certo. Quando cambia? Il corso invece UEFA, lì c'è un passaggio differente, perché lì fai pratica sul campo. Perché ad esempio il nostro allenatore della prima squadra che ha fatto il corso ha dovuto certificare la presenza durante gli allenamenti di altre categorie che nulla hanno a che fare con lui. Sì. Cioè lui doveva essere presente fisicamente e condurre un allenamento in categoria non della prima squadra. Bene, così per hai imparato un sacco di cose nuove. Per raggiungere quanto richiesto dal corso.
Quindi diciamo che dipende, però i corsi normalmente sono passivi, nel senso che tu guardi e gli altri fanno. Altro problema dei corsi è che quando vai nei corsi professionistici, i bambini che vengono allenati sono tutti allo stesso livello, sì, medio-alto. Ovviamente. Ed è diventa difficile a volte riproporre quegli esercizi su bambini, ovviamente, che hanno un tasso tecnico ma anche caratteriale differente. Cioè l'intensità di un'agonistica, di una professione, non è la stessa di una non professionistica di società. Quindi anche gli esercizi alla fine saranno diversi. È difficile riproporli. Fatto dovresti lavorare diversa. In stazioni, infatti adesso vanno di moda le stazioni, in modo che tu riesci a dividere. Io parlo di moda, ma è la verità, perché ci sono dei periodi il calcio subisce le mode come... E io apro una parentesi: le stazioni non sono quei luoghi pubblici con un cartello e scritto il numerino, ma le stazioni sono delle zone del campo che vengono divise, ovviamente, dove i ragazzini faranno in una stazione, ovvero in una zona del campo con un determinato allenatore che li segue o anche da soli, determinati esercizi diversi dagli altri che contemporaneamente sono sullo stesso campo. Chiusa parentesi, abbiamo parlato anche del... mi piace questa cosa delle parentesi, la sfrutterò e la farò anche altre volte. Andiamo avanti con le stazioni, che mi piace. Quindi il fatto di lavorare a stazioni, che ovviamente ti impone avere più di un allenatore. Sì. Perché... voi quanti allenatori avete per noi squadra? Abbiamo 40... noi per squadra abbiamo almeno due allenatori. In tutto? In alcune categorie, in una categoria ne abbiamo tre addirittura, per 40-45 tra allenatori e dirigenti. Quindi abbiamo 8 squadre per 2-3 allenatori, più ogni squadra il dirigente accompagnatore, che a volte è presente anche durante l'allenamento. Quindi il fatto di avere più allenatori ti permette anche di seguire bambini di livello diverso e fargli fare esercizi differenziati sulla base di potenzialità di ogni bambino. Io sto pensando che a questo punto una società, quando nasce, deve fare campagne acquisti, ma non solo dei ragazzini, e attirarli e farli venire magari con il brand della squadra affiliata, non magari con il passaparola, ma c'è il problema dei allenatori, perché cioè, in 6 anni arrivare a 40 tra allenatori e dirigenti sono tante persone. E come li trovate? E come sapete che siano persone affidabili? Sì, allora innanzitutto sono tutte persone del paese, il nostro paese ha 2000 abitanti. Quindi conoscenza. Quindi la conoscenza, noi non conosciamo solo la persona che viene, ma anche tutta la famiglia della persona che viene, fino almeno alla terza generazione. Esatto, questo è il vantaggio dei paesi piccoli. Poi ovviamente le sicurezze non si hanno, quindi il problema non è trovare le persone, il problema è formare le persone perché non hanno le competenze nel momento iniziale. Beh, però anche trovarle, perché alla fine è tutta gente che viene gratuitamente. Uno tra lavoro e fatica e famiglia magari non ce l'ha quel tempo da dedicare, invece già il fatto che lo faccia è sono fortunati. Tanti. Quindi quando li trovate sapete già il background, sapete se sono persone su cui contare, e a quel punto gli si fa la crescita professionale per riuscire a diventare ottimo. Mi piace questa cosa, piccole squadre ci pensiamo anche noi. Sei poco convinto, eh? Stiamo parlando con Gianluca, che è il nostro regista di oggi, si strofina le mani, pronto anche lui a creare una nuova società. Stiamo imparando un sacco di cose. Ecco, un'altra cosa che mi ha incuriosito: tante squadre, per mettere a posto i conti, è una delle cose che si fa, ma a livello professionistico viene in mente l'Udinese, compra un sacco di giovani, li rivende. Voi guadagnate con la compravendita dei giocatori? Beh, no, anche per esempio il caso dell'Albino Leffe? No, assolutamente. Noi nel caso specifico dell'Albino Leffe addirittura siamo arrivati a una sorta di cambio merce, nel senso che ci sembrava brutto legare un concetto economico a un bambino così piccolo, e abbiamo proposto una collaborazione differente fatta di formazione per far crescere i nostri allenatori e di materiale. Quindi noi assolutamente no, noi facciamo fatica a trovarli, e quando li troviamo ce li teniamo stretti quando possiamo. Poi ovviamente ognuno è libero, ma anche con i giocatori più grandi non ci interessa, a noi interessa trattenere i giovani per far crescere la nostra società, non darli via, perché sennò non cresce mai. Quindi poi si trovano bene, non vogliono andare via, rimangono lì. Fortunatamente così, noi abbiamo un tasso molto basso di bambini, ma anche di adulti che lasciano il Tercella. Cioè una volta che arrivano facciamo fatica a farli venire, ma una volta che vengono si trovano bene e rimangono. Sì. Ma quindi non li acquistate neanche. Nel caso di giocatori che sono già tesserati per altre società, ovviamente non li potete tesserare o li dovete comprare. Cioè, finché non cade, finisce l'anno dello svincolo per i ragazzini o quelli dopo fino ai 25, in qualche maniera devono liberarsi. Allora, intanto anche nelle squadre non professionistiche esiste il prestito.
altra moda. Perfetto. Quindi, gennaio. Ha salvato tante di quelle società professionistiche con i vari giri di... Quindi dicembre più che gennaio c'è la possibilità di prendere in prestito fino a fine stagione alcuni giocatori. E quindi nella categoria juniores e prima squadra ci siamo mossi così. Quindi abbiamo trovato quei giocatori anche sulla base di conoscenze da parte degli allenatori che avevano meno possibilità nella squadra dove giocavano, magari anche superiori, e li abbiamo prese in prestito e sono in prestito fino a fine stagione. Giocheranno, la possibilità di giocare, e le società che ce lo danno sono contente perché li valorizziamo comunque. Quello che è il calcio, certo. Tipo il Crotone, no? Cioè, il Crotone in questo momento è diventata il Crotone del Milan, no? Tutti i giocatori del Milan che devono migliorare vanno a Crotone, un po' lo stesso. Qualcuno anche a Genova va bene, uguale. Siamo come un parcheggio, mi piace questa cosa. E quindi voi non li acquistate, al massimo li prendete in prestito, ovviamente non pagate dei giocatori perché immagino che non avrebbe senso. No, non possiamo, cioè non abbiamo proprio la possibilità di farlo. Cioè non... E mi piace questa cosa. Cambio merce ancora meglio, perché questi corsi di formazione mi hanno molto incuriosito, non siete i primi a parlarne, e mi sa che prima o poi chiediamo qua se Radio Milan Inter mandano anche i giornalisti a fare formazione, io mi formerei volentieri. Allora, un altro argomento è questo. Lo chiedono direttamente dalla regia, ha detto: vabbè, voi avete una società nuova, state crescendo tutto quanto, ma quali sono i prossimi futuri investimenti? A cosa avete pensato? Allora, Cheers leader tra un tempo e l'altro. Ecco, non sarebbe male, non sarebbe male. Tanto pubblico. Ma sicuramente stiamo sistemando quello che è il centro sportivo, grazie sicuramente all'aiuto del nostro comune, che ha fatto dei lavori straordinari, nonché quest'anno ha rimesso a posto tutti gli spogliatoi. Stiamo cercando di valorizzare un po' anche l'esterno, quindi dove si fermano i genitori, quindi una zona dove si può mangiare, bere qualcosa nell'attesa che il bambino faccia l'allenamento. Quindi sono questi, diciamo, gli investimenti prossimi che andremo a fare. Vabbè. Chiaramente il sogno, ma lounge per il pubblico, hai capito? Esatto. Mi piace, molto stile San Siro. Molto stile San Siro. Ma il sogno, ma chiaramente per ora e forse rimarrà tale, è solo un sogno, è il campo sintetico a 11, che permetterebbe di aumentare ancora sicuramente gli iscritti. Campo non si rovina, puoi giocare più partite, non sporchi, quindi anche alcune spese, perché noi abbiamo delle spese che magari nessuno ne parla, delle società sportive, c'è anche quella delle pulizie. Noi abbiamo una persona che viene pagata chiaramente per pulire, mentre le divise la fortuna che abbiamo, che uno dei pochi sponsor che abbiamo è una lavanderia, e quindi ci lava tutte. Ottimale, direi. Esatto, è stato un gran colpo. Un grande imprenditore va a cercare lo sponsor lavanderia. Gran colpo. Questo però negli ultimi anni, perché nei primi anni, quando dicevamo delle difficoltà, anche il lavare era diventato un'impresa, nel senso che si faceva i turni, si è acquistato una lavatrice, si andava, uno le metteva a lavare, l'altro andava per stenderle, quindi si gestiva un po' la cosa così. Ma il giardiniere che tiene, mette a posto il campo, sì, tira le righe, mette sulle reti, anche quello fa parte del comune? No, quello è nostro che paghiamo anche lui, una delle nostre spese. Ecco. Allora, campo in sintetico, addio al tracciatore di righe, meno posti di lavoro. La Virtus Torcella costringerà molta gente a rimanere a casa senza lavoro, e di questo non vi ringrazio, sto scherzando. Allora, abbiamo pochi minuti, alla chiusura io ho un'altra domanda molto interessante, perché un classico di tutte le società che vengono qua, dico: ma com'è il rapporto con i genitori? I genitori davvero rompono così tanto da voler guidare i ragazzi in campo, da voler entrare in campo? Allora, il vostro com'è? Il nostro è 50-50, nel senso che chiaramente il genitore è il primo tifoso ed è anche la persona che vorrebbe vedere sempre il figlio dare il massimo, quindi tante volte lo spinge anche a fare determinate cose che non dovrebbe, nel senso il giocatore deve ascoltare l'allenatore e basta. Esatto. E questa è la prima cosa. Per quanto mi riguarda, io parlo della mia esperienza personale, devo dire che in questi anni, guidando sempre lo stesso gruppo, sono stato abbastanza fortunato, quindi già dall'inizio abbiamo messo le cose in chiaro, quindi i genitori non si sono quasi mai, metto il quasi perché qualche volta è successo, quasi mai permessi di dire qualcosa sia all'allenatore che al bambino. Quindi... E alle squadre avversarie? Assolutamente.
Assolutamente sì? Assolutamente no. Assolutamente no, era un assolutamente che ha lasciato così perplessi. Bella sta cosa. Ho visto alcune squadre addirittura avevano fatto il vademecum, che consegnavano ai genitori del tipo: voi dovete stare qui in tribuna e non qui in campo. Per gli spogliatoi come fate? Perché molto spesso i bambini piccoli, che so, hanno bisogno di essere aiutati per essere vestiti o allacciare le scarpe. Noi è una politica che abbiamo avuto da subito, è stata quella di non far entrare nessun genitore, anche proprio dai più piccolini, al primo allenamento. E quindi l'allenatore si prende carico anche di questa cosa, quindi di allacciare le scarpe, infilargli la maglietta. Entra in spogliatoio sono i due allenatori? Sono i due allenatori o tre. E mai da soli, solitamente non evitiamo di lasciare un allenatore perché controllo incrociato, non esatto. Si sa mai niente. Meglio evitare che curare. Esatto. E quindi già da subito abbiamo sempre fatto così ed è andata bene. Anzi, dirò che tante società, quando andavamo a giocare fuori, rimanevano un po' stupiti di questa cosa, dove vedevano magari 15, 16, 18 bambini entrare con uno o due allenatori o tre allenatori quando eravamo in tanti, quindi dicevano: ma come faranno? Come faranno? Si rimboccano le maniche. Allora, siamo in chiusura. Una cosa che non abbiamo detto, essenziale, colpa mia, mi sono dimenticato. Allora, se uno volesse portare il ragazzo da voi, dove vi trovo esattamente? Allora, ci trova a Trecella, in via Rossini, tra l'altro è l'unico campo comunale di Trecella, e ci trova lì tutte le sere, tranne la domenica. Sito internet? Sito internet non abbiamo, abbiamo una pagina Facebook e basta. Pagina Facebook trovate Virtus Trecella. Virtus Trecella. Molto, molto, molto bene. Allora, siamo in chiusura, io ringrazio davvero Alessandro Toppi, direttore sportivo della Virtus Trecella. Grazie di essere stato qui con noi, grazie anche a Stefano Brambilla. Grazie a voi. Un ringraziamento anche a chi ci sta seguendo da casa e al nostro regista di oggi, grazie per aver lavorato per noi, grazie Gianluca, grazie a tutti quanti, Primi Calci vi dà appuntamento a settimana prossima.